Sai, Heidi, ho trovato un buon pascolo per le capre. Non posso venire con te, mi dispiace. Oggi non ho tempo. Come mai? Devo andare al mercato di Mainfeld con il nonno. Sai, dobbiamo vendere delle cose perché abbiamo bisogno di qualche soldo. Lascia stare, è meglio che vieni con me lassù al pascolo. È solo per un giorno, ci andremo domani, va bene? Forse domani non mi va. Vieni fuori tu! Lo sapevo che non ci si può fidare delle ragazzine. Su, forza! Ci andremo domani! Su! Quasi non la riconoscevo. Chi? Di chi parli? Di Dete. È arrivata in questo momento dall'estero. È vestita come una gran signora. Con un abito di velluto marrone e stivaletti col tacco alto. E un gran cappello a falda larga con delle piume di struzzo. Dete, e cosa è venuta a fare? Peter, sei diventato sordo. Non ti ho sentito, che vuoi? Heidi non è con te. È andata al mercato col nonno. Ah, allora non sa niente. No, cosa è successo? Dete è venuta a prendere Heidi. La porta con lei all'estero. La porta all'estero? E dove? A Francoforte. Dete lavora là. Francoforte deve essere lontano. Dov'è? Ah, questo non lo so. So soltanto che è venuta a prenderla. E a me cosa importa, scusa? No, non lo so, te l'ho detto e basta. Se ci tieni a salutarla, resto io qui. Ma mi devi regalare qualcosa. Ma non ho niente. Beh, allora mi dispiace tanto. Tieni. È tutto quello che hai. È bella, no? Va bene, d'accordo. Va, corri. Quando andiamo via? Adesso? Sì, certo. Il tempo di dare da mangiare alle bestie. Ci penso io, lascia. Heidi! Siedete! Non mi dai un bacio? Buongiorno, nonno. Come va? Vi trovo in ottima salute. Ecco, tenete. Vi ho portato questa pipa.
Vieni, la trovo benissimo, sapete, ha proprio un bell'aspetto. Mi fa piacere perché avevo sentito dire che era malata. Ma che volete, la gente deve per forza chiacchierare. Chi meglio di me può sapere com'è duro vivere qui, lontano dalla valle. Ho una bella sorpresa per te, sai. O meglio, per tutti e due. La famiglia presso cui lavoro, a Francoforte, ha un parente, che è vedovo da parecchi anni ed è molto ricco. Talmente ricco che non sa neppure lui quanto ha in banca. E ha una figlia, questo signore, poco più grande di Heidi. Ma purtroppo Clara, si chiama così la poverina, ha una paralisi alle gambe e spesso resta sola con la servitù e una governante. Sì, ha anche una governante. Pensate come sono ricchi. Hanno perfino un maggiordomo. Il signor Seseman, e questo è il nome di suo padre, mi ha chiesto se conosco qualche bambina che possa giocare con Clara e farle compagnia.